Ternana vola in testa alla classifica, sia pure in condominio, ma la squadra di Abate dimostra di essere forte. Dopo un primo tempo un pochino incerto, esplode nella ripresa, segna 3 gol con Cianci, Curcio e anche Carlos Mateos, e poi subisce proprio nell'ultimo secondo un rigore ad opera di Corazza. Ma il risultato è importante, è pieno, la squadra sta segnando, ha segnato 21 gol, quindi è la prima nettamente dell'intero girone B, e quindi di fronte a 5.000 spettatori ha dato veramente spettacolo. Chi va bene è anche il Gubbio, che ha piegato l'ultima della classe Legnago con un gol di Rosaia appena entrato, bissa il successo di Pineto fuori casa e si dimostra essere una squadra molto forte in trasferta, avendo conquistato 10 punti sui 15 che ha messo nel forziere. Chi batte il passo purtroppo è Perugia, che perde in casa, forse nemmeno giustamente, ma con un gol segnato dagli avversari, e quindi resta al palo al 13° posto, mentre il Gubbio è sesto, e quindi con un bottino veramente scarso di un punto di media a partita, o poco più, 1,1, e incontrerà sabato prossimo l'Ascoli, battuto dalla Ternana, due grandi ex che incroceranno le loro strade in quella che potrebbe essere una partita della disperazione, veramente, visti i risultati. Per quanto riguarda il volley, invece, la squadra di Perugia è andata a passeggiare a Modena 3-0, ha messo in luce un giovane, vista l'assenza di Ishikawa, Nicola Cianciotta, che ha fatto veramente una bellissima figura. La squadra è forte, è terza in classifica, Piacenza e Trentino sono in testa con un punto in più che i ragazzi di Lorenzetti hanno ceduto per via di un tie break, mentre la squadra di Bartoccini perde in casa con la formazione pesarese avversaria, e quindi resta al passo, anche se cede al tie break, conquistando quindi il primo punto stagionale. C'è da dire però che la squadra ha giocato con vigoria, si sono messe in luce la Unguneanu e la Nemeth con 27 punti addirittura, quindi la speranza è che la squadra di Giovi, sull'onda di questo di questa prestazione, il risultato non si può dire, ma la prestazione sì, può recitare il ruolo che le si attaglia di più, quello di ottenere una importantissima salvezza per rimanere nella massima categoria.